Ma il sole, ma di più. Si riesco. Allora iniziamo questo incontro. Infatti. Stamattina è davvero di tre distinti volumi. Perché? Questa mattina parleremo di tre romanzi che il nostro prestigioso Marco peraltro ha procurato in un numero di copie notevole, significativo, per cui potrete già ritirare la copia in prestito se quanto io andrò a raccontare in maniera piuttosto veloce e snella per non appesantire la situazione avrà destato un qualche interesse. Abbiamo tre romanzi che possiamo in qualche modo collocare, uno in maniera un po' forzata, pur comunque possiamo collocare nell'ambito del genere giallo, sostanzialmente. Il primo romanzo è il romanzo di uno scrittore russo che si chiama Andrei Kulkov, e il romanzo è questo, si intitola Un picnic sul ghiaccio. In coerenza con la scelta che abbiamo fatto quando abbiamo elaborato questo insieme di incontri, è un libro pubblicato tanti anni fa, precisamente la prima edizione italiana è del 2003, mentre la prima edizione russa è del 96. La data è importante. Questo scrittore, all'epoca giovane, in un qualche modo ci fa una rappresentazione, ci regala una rappresentazione puntuale, filtrata attraverso codice di una scrittura sempre ironica, spesso comica, in certi momenti di grande comicità, con una situazione vagamente surreale che serve da pretesto per raccontare la Russia intesa come ciò che è diventata l'URSS dopo che è caduto l'URSS, dopo che è caduto il regime comunista, dopo che quindi sono venute meno tutta una serie di garanzie che contenevano chiaramente dentro di sé una serie di limitazioni che tutti ben conosciamo, la libertà e di quant'altro, ma che quantomeno costituivano una struttura ordinata nella quale la vita era più semplice. Una struttura ordinata e legale, fu pure troppo forse da certi punti di vista, e invece succede qualcosa, invece questo evento, cioè la caduta di questo sistema, di questo regime, provoca la definizione sostanzialmente di una società anarchica, ma non in senso positivo, in senso negativo, dove può succedere di tutto, dove ci sta di tutto, dove la violenza è un fatto all'ordine del giorno, è una scorciatoia per raggiungere determinati obiettivi, spesso di natura di natura economica, supportati però da strategie di natura criminale. E in effetti, voi sapete che voi sapete che trovo sia doveroso far parlare l'autore quando si parla di un libro, e quindi diciamo l'aspetto più interessante sarebbe quello di dar voce a ciò che è scritto e leggerne dei brani. Invece ne leggerò uno solo, che però è il manifesto statutario sostanzialmente di questo giallo. E a un certo punto noi troviamo il protagonista che fa una riflessione che è la seguente: tanto più che ogni tentativo di cambiare la sua sorte aveva comunque avuto conseguenze spiacevoli e l'unico effetto di rendere la sua vita ancora più penosa. Si era convinto che qualsiasi cambiamento
potesse andare solo verso il peggio, indipendentemente dalla sua essenza. Questo vale all'interno della vicenda, ma se vogliamo, sotto certi punti di vista almeno, vale in senso più ampio e più generale. Cosa racconto? Questa è la storia di Victor, uno scrittore quarantenne, in crisi, che è rimasto solo, è stato abbandonato dalla fidanzata e per questa ragione vive con un pinguino, e questo è, inizia da subito a inserire un elemento di surrealtà straniante. Questo pinguino, che però è un pinguino che non parla, ma per il resto è antropomorfo, è il coprotagonista della vita di questo Victor, e questo Victor vorrebbe scrivere, è in crisi creativa, e un giorno gli propongono di elaborare degli scritti un po' speciali, perché lo trasformano in un autore di coccodrilli. Ora voi sapete cos'è un coccodrillo. Il coccodrillo è quell'articolo che si prepara e che in molte redazioni hanno pronto, perché quando muore la persona importante c'è già pronto l'articolo, va in stampa, anche perché voglio dire, quando devi ricostruire la vita, la carriera e i risultati di una persona importante, l'ultima morta l'altro ieri, cioè se uno si fosse messo a scrivere gli articoli quando ha saputo la morte di Nelson Mandela, probabilmente ci avrebbe messo molto a buttarli giù. Invece purtroppo, ahimè, la prassi giornalistica vuole questo, tutta una serie di persone che sono a certi, come dire, anche per ragioni anagrafiche, sono lì, che sai che è una cosa non troppo lontana, vengono predisposti degli articoli celebrativi e questi si chiamano appunto in gergo coccodrilli, e a lui chiedono di scrivere dei coccodrilli. C'è un giornalista, direttore di un giornale, che gli propone di scrivere questi coccodrilli e di tenerli lì. Ma un bel giorno cosa succede? Succede che lui scrive il coccodrillo di una persona scelta in un ambiente, nell'ambiente della società più potente del suo paese, che è l'Ucraina, e questi cominciano a morire. E allora sembra quasi che il coccodrillo sia un invito, sembra quasi che il coccodrillo che lui ha elaborato sia indicativo. Lui stesso a un certo punto comincia a prendere coscienza del fatto che c'è qualcosa che non funziona in tutto questo meccanismo, anche perché lui è il pinguino, poi vengono coinvolti addirittura anche nei funerali che seguono alle morti di questi signori, che muoiono nelle maniere più sorprendenti, cadono accidentalmente dalle finestre, muoiono in accidentali incidenti automobilistici, non mi ricordo più se c'è qualcuno o qualcun altro che incoccia in qualche pallottola vagante, però ecco, come dire, tutte queste partenze dalla vita sono piuttosto curiose e quindi fanno prendere coscienza al nostro Victor, che pure sta guadagnando un sacco di quattrini, perché in questo mondo che Kulkov, scusate, ci racconta, la politica e l'economia non sono altro che una modalità attraverso il quale il crimine si manifesta. E del resto, come dire, abbiamo esempi non solo letterari, ma anche che troviamo nella cronaca, di magnati fattisi dal nulla, che poi possono permettersi squadre di calcio europee anziché panfili, anziché ville, anziché cose, che hanno un passato estremamente oscuro e evidentemente sono stati rapidi e cinici nel cogliere l'occasione che si è presentata nel momento in cui c'è stato il tramonto di un regime, un momento di vacazio nel quale chi era più furbo, chi era più violento, chi era più, per usare un termine poco letterario, scafato, faceva man bassa e portava a casa. Par di capire che anche da un punto di vista politico la Russia abbia prodotto risultati in questa direzione, nel senso che probabilmente l'ultimo zar con il quale ci troviamo a confrontarci, del quale leggiamo le gesta, e che a volte può essere il presidente, a volte può essere il primo ministro, a volte può essere, ma è sempre comunque il capo di discusso, proprietario di una fortuna illimitata, evidentemente abbia seguito lo stesso percorso. Capirete che non posso dire molto di più.
perché altrimenti toglierei il piacere di una lettura davvero gradevolissima, anche dal punto di vista testuale, il testo scorre via, che è un piacere, anzi se vogliamo, come dire, non è particolarmente elaborato, non ha particolari momenti di alta prosa che valga la pena di, come dire, in qualche modo sottolineare o mettere al centro dell'attenzione da un punto di vista puramente stilistico. Però ecco, divertente, lettura molto intelligente, capite anche bene che anche questo in qualche modo, come giallo, è un pochettino forzato, un po' fantasioso la cosa, però è di sicuro una lettura di grande effetto, grande divertimento, e è questo qua. Secondo libro, qualcuno di voi che c'era forse ricorderà tutto il male che ho raccontato di uno dei pessimi, dei peggiori libri che sono stati prodotti negli ultimi anni, che sono stati stampati negli ultimi anni, che ovviamente è diventato un caso letterario, ha delle vendite da paura, viene proposto dappertutto, giudizi entusiasti, e la verità sul caso di Kemmerer. È un libro orrendo. Dal mio punto di vista, io ribadisco sempre che chiaramente è molto arbitraria e soggettiva la cosa, nel senso che qualcuno può anche trovarlo geniale, dubito fortemente, nel senso che da un punto di vista, come si può dire, espressivo, stilistico, patetico, la vicenda è a forte sviluppo dialogico e i dialoghi quasi sempre sono ridicoli, sono scritti da un dilettante allo sbaraglio. L'unica cosa che poteva essere interessante in questo volume era la trama e il testo. Ma parlando un giorno con Marco, parlando del fatto che c'è sempre una strana dicotomia per cui quando noi ci troviamo di fronte a un prodotto, delle volte succede che c'è la matrice di quel prodotto da un'altra parte, che magari è anche meglio di quel prodotto lì, ma che per una qualche ragione non è presa in considerazione. E facevamo una serie di riflessioni e ci è venuto in mente a entrambi un libro che io avevo letto e che mi aveva colpito, e che è questo, Michael Collins, Morte di uno scrittore. Questo è un libro del 2006. Michael Collins è uno scrittore irlandese trapiantato negli Stati Uniti, fra l'altro, fra le altre cose, è un pronipote di Michael Collins, l'eroe dell'indipendenza irlandese. Questa è la matrice di quello. Questa è sostanzialmente una storia dalla quale, secondo me, è lecito immaginare, è lecito buttarmi che il nostro svizzero, del quale non ricordo il nome, il nostro giovane scrittore svizzero, del quale non ricordo il nome, che è diventato protagonista del caso letterario di Henri Quebec, secondo me ha attinto. Perché il pretesto, la parte iniziale, la struttura di questo romanzo è la medesima. Cioè, in un libro si trova il racconto e la cronaca di un delitto avvenuto realmente alcuni anni prima e rimasto insoluto. In entrambi i casi l'autore del romanzo che è al centro di questo, di questi due romanzi, viene in qualche modo inquisito, ci si interroga se possa essere stato lui che abbia mescolato vita e finzione letteraria e abbia commesso il delitto dal quale poi è andato a scrivere. Ma anche in questo caso c'è una persona che indaga, che cerca di ristabilire la giusta verità, che cerca di capire, anche andando contro a quelle che sembrerebbero essere delle prove evidenti del coinvolgimento dell'autore
del romanzo con il delitto, anche andando contro questo, cerca di rintracciare la verità. Capite bene che le analogie sono parecchie. E quindi è per questo che dico, si può a buona ragione ritenere che il secondo abbia copiato male dal primo. Le analogie però si fermano qui. Questo libro si apre con una bellissima citazione. Lo sa che tipo d'uomo io penso lei sia? Il tipo d'uomo che sorriderebbe ai suoi torturatori mentre gli strappano l'interiore, se solo riuscisse a trovare la fede o un Dio. Questa è la citazione da Dostoevskij di Delitto e Castigo, che è sostanzialmente un grandissimo, straordinario libro giallo psicologico, se non è, oltre a tutto il resto, è anche questo. E quindi questa è una dichiarazione d'amore a un certo tipo di romanzo che indaga la psicologia dei suoi attori, la indaga in maniera puntuale, e che si conclude con questa frase. Holliman impaziente suona il clacson facendole alzare gli occhi. Leggo la conclusione, ho tolto le parti che non devono essere lette. In quegli ultimi istanti, mentre percorreva il muto corridoio del dipartimento di inglese, capì che al pari di molti altri narratori che lo avevano preceduto, anche Pendleton aveva istintivamente colto lo spirito del suo tempo, interpretando il crimine psicopatico in quanto metafora esemplare di un'epoca senza Dio. E qui ci si ricongiunge in qualche modo alla citazione di apertura. Perché la storia qual è? La storia è questa di un ateneo americano, quindi attenzione, anche questo è significativo, importante dal punto di vista della lettura, estremamente gradevole, perché questo irlandese che va a raccontare l'università americana, a raccontare anche il mondo americano, lo racconta con la forte capacità critica che può avere soltanto un europeo estremamente consapevole, ma racconta un gran bene, racconta bene questo mondo. In questo ateneo universitario c'è questo professor Pendleton, che è da un lato invidiato, dall'altro emarginato dagli altri professori di questo ateneo, perché ha ottenuto questa cattedra solo in virtù di un grosso successo letterario che aveva avuto molti anni prima e dal quale ormai si è dimenticato pure gli effetti. Conduce un'esistenza di frustrazione, perché è anche lui uno scrittore fallito. Queste figure sono così, vi ricordate l'informazione, vi ricordate panni sporchi, gli altri di cui abbiamo parlato, no? questo rappresentare sempre, non sempre, questo rappresentare, raccontare intorno ai fallimenti individuali, intorno ai confronti fra fallimenti e persone che invece arrivano. E questo Pendleton è lì, che viaggia in maniera anche un po' povera su quei brandelli di fama che gli rimangono di molti anni prima, e si trova ad invitare presso l'ateneo uno scrittore ormai affermatissimo, uno scrittore da bestseller, uno scrittore che vende un sacco di libri, uno scrittore che era suo compagno di università e col quale ha iniziato la carriera di scrittore. Quindi ancora una volta anche qui il confronto fra queste due esistenze che sono partite insieme per un attimo, si sono toccate, poi si sono separate, e come prevede la vita, in un dato momento si rincontrano, provocando nell'una il dramma di vedere come poteva essere la propria, però la vede nell'altro. E questo professore, quindi, lo costringono in qualche modo a invitare questo suo collega, letterato come lui, che però viaggia bene sulle aree del successo, fa anche un po' sceneggiatore, scrive anche dei libri che sono inguardabili, perché ormai qualsiasi cosa faccia diventa bestseller, quindi può permettersi addirittura di fare un libro fotografico. Ora, uno scrittore che fa un libro fotografico è una delle più belle contraddizioni che si possono immaginare, perché cosa fa? Sceglie le fotografie, scrive quattro note e esce una strega che sicuramente finirà in molte librerie della upper class, della gente, e lo invita. E
la sera in cui questo professore, questo suo amico, questo altro romanziere arriva, lui lo va a prendere, lo porta all'università, va in casa e tenta il suicidio. E tenta il suicidio. E decide che è finita lì la storia. Ma, per usare un'espressione colta, essendo uno sfigato, non gli riesce neanche il suicidio. E in qualche modo viene salvato. Viene salvato in condizioni pietose, condizioni ormai semi-vegetative, ma viene salvato. Una corsista in questa università si fa carico di seguirlo, di accudirlo, di studiarne la produzione letteraria, perché su quella potrebbe scrivere qualcosa, costruire una tesi, costruire del materiale, e inciampa in una scatola di volumi nascosti in cantina. Volumi di suoi, di questo Pendleton, che aveva tentato il suicidio. E allora li prende questi volumi. Ma questi volumi, che nessuno ha visto perché è un'autoproduzione, una cosa un po' semiclandestina che aveva fatto ma che non ha girato molto, eccetera, raccontano di un delitto, una ragazzina che è scomparsa. E lì c'era stato un delitto, proprio in quel periodo, e una ragazzina era scomparsa. E allora capite bene che qui nasce una vicenda in cui qualcuno ha tutto da guadagnare a mantenere come un semplice prodotto letterario questa storia. La ragazza che vorrebbe curare la riedizione dello studio, l'amico scrittore, eccetera. C'è qualcuno che invece statutariamente deve ristabilire la verità oggettiva. E quindi riparte l'indagine su questa ragazza. Quindi c'è la figura di un investigatore privato che arriva, indaga, eccetera. Lo sviluppo è quello del giallo classico. Però ragazzi, con una capacità espressiva, un racconto che si snoda attraverso quasi 500 pagine, che però non sono le 500 pagine di Enrique Bell, che è una versione ampia di braccia di quart'ordine. Siamo a altissimi livelli, anche perché in effetti Michael Collins non è uno scrittore di genere, non è un giallista, è uno scrittore che ha scritto un giallo. E quindi questo è il secondo volume che consiglio, e anche questo il nostro Marco ne ha procurate tre copie, ci sono tre copie di questo e due copie del Picnic di cui ho parlato prima. Di una giallista tedesca e giovane è anche il terzo romanzo, che è Bastarda di Christine Grein. È un libro che è uscito per la prima volta nel 2001, in Italia nel 2002, quindi anche questo è un libro che ha i suoi belli 11 anni, portati veramente molto ma molto bene. Questa è invece una scrittrice di gialli, e questo è, diciamo, quello che più forzatamente possiamo inserire nella categoria dei gialli. Lo inseriamo perché anche qui c'è gente che muore, perché c'è una certa suspense, anche se non è determinata dall'indagine o dalla caccia. È un libro che questo ha dei momenti di grandissima espressività dal punto di vista anche stilistico, una gran bella lettura, una delle costruzioni molto bella da leggere, e si apre con una morte. Un libro che si apre con una morte è un giallo. Il presente dura 3 secondi, una misura universale, l'unità di tempo in cui lei inquadra il mondo un'ultima volta senza riconoscerlo. In 3 secondi registra i colori pallidi del cielo e il rosso cupo del suo sangue. Il ticchettio dell'orologio, più forte del solito. Non prova dolore,
solo stupore. Nessuno perde volentieri, non la vita. Questo è un libro strutturato in un modo singolare, perché in realtà più che un romanzo è un insieme di monologhi. Sono i tre protagonisti, tre donne e un uomo, quando parlano, parlano in prima persona e ogni volta raccontano un pezzo della vicenda in un capitolo che inizia con il loro nome. La protagonista assoluta, diciamo, è Marie, ma poi in realtà non è neanche la protagonista assoluta. E qui la protagonista assoluta sono due donne. Una è una versione della femminilità e una è l'altra, più precisamente quella opposta, no? E niente, quindi c'è, parla Marie e comincia a raccontare un pezzo, poi parla Anna, comincia a raccontare un altro pezzo. Cosa ci dice? Ci racconta dei rapporti fra le persone. Per rappresentarci in un qualche modo chi sono queste persone, sentiamo le prime righe di Maria. Le stupide sono meglio a letto. Sono molti a chiederselo, ma le donne intelligenti preferiscono chiudersi in un frigido silenzio. Gli uomini ridacchiano, chi sta sopra lo sa. Il sesso è un tema che colpisce, il sesso fa aumentare la tiratura dei giornali. Il sesso è un titolo di credito che chiunque può comprarsi, è il bene universale di qualunque esperienza. Il rimedio a portata di mano contro l'angoscia e l'insoddisfazione. Marie è una donna che ce l'ha fatta, anche utilizzando una maniera sbrigativa e poco selettiva l'enorme fortuna su cui sta seduta. È un personaggio cinico, un personaggio che ha capito bene come gira questo mondo e non si oppone a questa corrente, ma si inserisce da protagonista a pieno titolo, anche perché proviene da un'infanzia disperata, essendo figlia di una prostituta, immaginatevi una prostituta tedesca, quindi con regolare licenza e regolare attività commerciale, un giro di clienti assolutamente rispettabili, però comunque sempre un lavoro non propriamente elevatissimo. E ce l'ha fatta invece, ce l'ha fatta non fare la prostituta, ce l'ha fatta fare tutt'altro, perché lei infatti fa la giornalista. Lavora in un giornale importante, con una mansione significativa, ma che evidentemente non le basta, perché uno squalo è sempre in cerca di risultati, e ottenere i risultati vuol dire far fuori dalle vittime, far fuori dalle persone che diventano le vittime della tua ricerca ossessiva del risultato. Questa è Marie. Abbiamo Anna, che è l'altra protagonista femminile, che possiamo presentare in questo modo. Ha una carriera notevole alle spalle, la frase che mi accompagna ovunque. They will never come back. Per la mia gente sono diventata solo un nome sul computer. Lavoro per un ingaggio misero in un pezzo osceno che chiamano d'avanguardia. E devo anche essere contenta se mi hanno offerto una parte. La nuca mi fa male, non so nemmeno come pagherò il riscaldamento. Allora, noi da questa frase scopriamo che A è un'attrice, quindi fuori da questa corsa infinita verso posizioni di potere, verso affermazioni di tipo socio-economico particolare. Ma scopriamo anche altro, che ha una carriera notevole alle spalle, ha un presente sconnesso e piuttosto disagevole da vivere. Le sue idealità evidentemente l'hanno portata a una carenza drammatica di risultati concreti e materiali. Si trova a dover fare i conti con la tristezza
e con il rigore della vita, hai problemi a pagarsi il riscaldamento. E ha un figlio e ha un marito che si chiama Leon e che dice a un certo punto, e che inizia, il ritratto di questo Leon inizia così: i capitalisti dicono di deplorare il sistema e scomodano Gandhi, citazione, la terra ha abbastanza risorse per tutti ma non per l'avidità di tutti. Eppure, a giudicare dall'ospite di mio fratello Max, è Leon che parla, di mio fratello Max, si direbbe che la terra ne abbia anche per l'avidità di tutti. Quest'uomo ha appena versato 500 milioni di marchi ai familiari del presidente di un paese dell'est europeo, tangente di un appalto miliardario per la costruzione di un'autostrada. La somma è stata inclusa nel bilancio totale dei costi d'impresa, si capisce, gli affari sono affari. In un qualche modo questo mondo qua tedesco, vicinissimo a noi, ricorda un pochino quel mondo russo dove i necrologi anticipavano le cadute accidentali delle finestre e gli incidenti automobilistici. Gli affari sono affari. Perché allora criticare chi ha solo una normalissima brama di denaro? L'ospite di Max costruisce autostrade, mio fratello automobili. Io sono solo il pilota dell'aereo della ditta. La mia presenza viene tollerata qui a cena in uno dei tanti ristoranti di Bruxelles frequentati dai predoni della finanza di tutta Europa. Questo è il terzo grosso protagonista del nostro racconto bastarda di Christine Graham. Fa il pilota d'aereo. In un qualche modo, come si può dire, è inserito a pieno titolo, fa il pilota d'aereo privato, è inserito a pieno titolo in questo mondo scintillante, ricco, di capitali che vanno e vengono, di business, di affari, quant'altro. Un po' come la Marie che lavora in un giornale, è uno squalo del giornale, ma fa il pilota d'aereo, vola, e è mal tollerato, perché è un po' un personaggio inaffidabile, perché in effetti il vincente è suo fratello, non è lui. Lui è il pesciolino che sta attaccato alla balena, lui è quel piccolo pesciolino parassita che si nutre stando lì attaccato, qualcosa avanza sempre. Ma lui è sostanzialmente un fallito che probabilmente ha avuto una botta di culo favolosa perché ha un fratello che ha bisogno di un pilota d'aereo, perché sennò probabilmente cosa mai potrebbe fare costui nella sua vita. Leon è il marito di Anne, l'attrice teatrale. Si sviluppa quindi un rapporto che vede coinvolti tutti. Così possiamo raccontare, per dare una traccia, che visto tutti siamo consapevoli della, come si può dire, della commistione che molto spesso si sviluppa fra stampa, potere economico, potere politico, potere economico. In un qualche modo la nostra giornalista va a incontrare con il nostro Max, con un imprenditore, con il grande industriale, con il grande capitalista, fratello del pilota. Ma incocciando col fratello, incoccia anche col pilota. E da qui nasce un racconto che si dipana appunto per capitoletti, autobiografici, raccontati in prima persona, che racconta il cinismo della vita quotidiana, racconta le sconfitte delle persone, anche in figure di contorno. Ci sono delle figure di contorno in questo romanzo, sono straordinariamente rappresentate, mi sembra di averle lì davanti, e probabilmente a tutti noi, facendo ovviamente le debite proporzioni, è capitato di incontrare figure così, figure che hanno fatto del loro fallimento un'etichetta distintiva e quasi un altarino sul quale piangere tutte le sere quando vanno a casa da soli. Insomma,
Quindi parlo del cinismo dei rapporti, del cinismo nei rapporti anche sentimentali, dell'utilizzo e della trasformazione anche dei sentimenti in possibili merci di scambio, della feroce volontà di far sopravvivere i sentimenti in quanto tali invece, e che in un qualche modo possono orientare scelte improntate a una consapevolezza etica che possa costituire in un qualche modo premio. Ma non è così. Consapevolezza etica non costituisce un premio, almeno in questo mondo. Quindi è un romanzo duro, anche se vogliamo da certi punti di vista difficile, che pur avendo un finale positivo, in un qualche modo, ricordo, parte con una morte, racconto parte con una morte, poi quindi in un qualche modo è tutto un flashback, no? Pur avendo un finale letterario che possiamo definire positivo, non è un romanzo a lieto fine. Non è un romanzo a lieto fine per chi lo legge. Perché chi lo legge, quando depone il libro, si rende conto che quel finale positivo di tipo letterario non è nient'altro che un ottimo escamotage per far finire bene, in un qualche modo, il romanzo. Ma la consapevolezza che si ha è che la vita non è così. La vita probabilmente non finisce così, la vita, quando non finiscono così le vicende vere della vita quando prendono questi sviluppi. Ci sono figure più riuscite e figure meno riuscite, ovviamente. La figura più riuscita in assoluto è quella di Maria. Che perché in un qualche modo Maria è la protagonista, quella cinica per intenderci, la protagonista vera, la protagonista forte. Anche perché in un qualche modo la sua parabola, e questo è un indizio, la sua parabola, ci suggerisce che non è possibile arginare sempre e comunque fino in fondo l'aggressione dei sentimenti. I sentimenti che sono quella cosa che costituisce la nostra cifra di umanità. E poi evidentemente essere una persona in qualche modo turbata, una persona che ha fatto determinate scelte che l'hanno portata quindi in una certa posizione, viene travolta, perché c'è un approccio malato, ecco, un approccio malato a questo carico di sentimenti che in qualche modo la avvolgono e che possiamo dire in un qualche modo la affliggono fino a portarla ad un certo tipo di devastazione. Però ecco, la notizia positiva è che comunque il sentimento, anche se poi verrà recepito in maniera negativa e porterà una definizione tragica dell'intera storia, in un qualche modo viene salvata la sua natura, cioè come forza ancora capace in un qualche modo di far breccia, di provocare rivoluzione nell'animo, nell'intimo, nello spirito delle persone. Basta, io direi che vi ho raccontato succintamente quello che c'era da raccontare. Caldeggio, prendetevi su questi libri, ne vale la pena. Come sempre, siccome andremo avanti a fare questi incontri mensili, se qualcuno dopo averlo letto vorrà venire qua a insultarmi, potrà farlo. Non è richiesto invece il complimento, se qualcuno dopo averlo letto sarà ben lieto e si sentirà in un qualche modo grato a voi che l'abbiamo segnalato. Grazie.